Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula ha approvato a maggioranza un assestamento di bilancio da 30 milioni di euro. Ne riferisce in questo servizio Marco Paganini. Un bilancio sano che non richiede interventi di emergenza e che permette alla Regione di attivare misure importanti per sociale, cultura e turismo. Questo è il quadro entro cui la maggioranza consiliare a Palazzo Cesaroni ha ricondotto l'assestamento di bilancio predisposto dalla Giunta, approvato dall'Aula con i 13 voti di Partito Democratico, Socialisti e Umbria più Uguale. Si tratta di un assestamento che certifica un bilancio sano, solido, è il punto di partenza anche per la manovra 2016 che arriverà in Aula a marzo del prossimo anno. I punti salienti sono punti fondamentali. Parliamo di sociale, parliamo di sanità, parliamo di scuola, parliamo di viabilità. Abbiamo messo risorse importanti in aggiunta a quelle previste nel previsionale, in particolare a 1 milione in più per quanto riguarda le manutenzioni stradali e la messa in sicurezza, oltre ai 5 che avevamo già previsto. Abbiamo messo 7,5 milioni di euro per quanto riguarda l'edilizia scolastica, in particolare universitaria. Abbiamo messo un ulteriore 1 milione di euro per quanto riguarda il diritto allo studio, in modo tale da coprire interamente le borse di studio sia per quanto riguarda gli studenti universitari sia per quanto riguarda i dottorandi. Insomma, un assestamento di bilancio per circa 30 milioni di euro che va nel verso della ripresa e va nel verso delle situazioni più difficili, delle persone più in difficoltà. Una valutazione diametralmente opposta a quella degli 8 consiglieri di Forza Italia, Ricci Presidente, Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Fratelli d'Italia, che hanno votato contro il provvedimento criticando i fondi destinati ai consorzi, l'aumento dell'indebitamento, la bocciatura degli emendamenti in favore degli oratori e del risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. Come Movimento 5 Stelle noi siamo contrari a questa proposta di assestamento di bilancio poiché la voce più rilevante è quella dell'autorizzazione a un ulteriore indebitamento per 16 milioni di euro e la voce più rilevante di questo indebitamento è di autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà di un consorzio TNS, consorzio oggi in liquidazione che ha rilevato fortissime perdite negli ultimi 4 anni, siamo a meno 24 milioni di euro di perdite. Ecco, noi siamo contrari poiché spesso si verifica questo fatto, appunto, che la Regione interviene a salvare dalla possibile default delle partecipate che sono state male amministrate. Noi siamo contrari a questo assestamento di bilancio perché va a sanare situazioni di problematiche in giro per l'Umbria, in particolare la questione dell'acquisizione delle aree industriali, che di per sé è un fatto non negativo, ma tutto questo è dovuto al disastro della gestione del Consorzio Aree Industriali di Terni. Poi si va a salvare la provincia, le province dal dissesto, poi si vanno a salvare i comuni come quello di Terni che non hanno più soldi per esempio da destinare agli istituti musicali, insomma un assestamento che va a tappare i buchi piuttosto che a costruire condizioni di sviluppo migliore per la nostra regione. L'assestamento di bilancio ammonta complessivamente a circa 30 milioni di euro, la parte di spesa corrente è di poco più di 13 milioni, la spesa per investimenti in conto capitale prevede 3 operazioni per un totale di 16 milioni di euro, 7 milioni e mezzo per l'edilizia abitativa universitaria, 1 milione per le infrastrutture stradali, 7 milioni e mezzo di euro per l'acquisizione di aree industriali a Terni, Narni e Spoleto. Inoltre sono previsti, dopo l'approvazione di un apposito emendamento, 200.000 euro per il disegno di legge sulle politiche di genere e 50.000 per quello sull'omofobia. L'assestamento di bilancio 2015 conferma un bilancio della Regione non solo sano, ma anche con una pressione fiscale bassa. 30 milioni di euro complessivi questa manovra, 15 destinati agli investimenti, in modo particolare 7 milioni e mezzo per nuovi alloggi e per la ristrutturazione e la riqualificazione degli alloggi universitari, per il diritto allo studio universitario, ma ci sono una serie di interventi importanti a finanziare le politiche sociali, infanzia, non autosufficienza,
l'insieme delle attività culturali e delle manifestazioni, il diritto allo studio universitario, un sostegno alla manutenzione straordinaria della viabilità regionale. Un bilancio di responsabilità, di equilibrio, ma volto a sostenere i punti fondamentali, quindi da un lato politiche di sviluppo, il cofinanziamento al piano di sviluppo rurale e interventi e servizi per i cittadini. Istituita la commissione d'inchiesta sulla gestione dei rifiuti in Umbria. L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con 13 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti, la proposta fatta dal capogruppo del Partito Democratico Giacomo Leonelli, che prevede il termine dei lavori il 7 aprile 2015 e il numero di 5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di opposizione, per la commissione d'inchiesta sulla gestione integrata dei rifiuti sul territorio regionale e sulle ricadute dell'interdittiva antimafia notificata dal prefetto di Perugia a Gesenu Ecoimpianti e Gest SRL, iniziativa dei consiglieri di opposizione Squarta, Liberati, Carbonari, Fiorini, Mancini, Nevi, Ricci e De Vincenzi. Lo statuto della regione stabilisce che se un terzo dei consiglieri fanno richiesta di attivare una commissione d'inchiesta, e in questo caso sono più di un terzo, questa si intende istituita d'ufficio. Pur condividendo la necessità di istituire la commissione, il capogruppo del Partito Democratico ha ribadito la propria contrarietà alle premesse contenute nell'atto stilato dalle opposizioni, che secondo il capogruppo socialista Silvano Rometti enunciano troppe cose da fare nel breve tempo a disposizione, mentre per Giuseppe Biancarelli di Umbria Più Uguale bisognava aggiungere anche un chiarimento sulla questione inceneritori e sulla presenza o meno di rifiuti provenienti da fuori regione. Ma l'oggetto di indagine resterà quello indicato nella richiesta e non potrà essere modificato se non con l'assenso dei proponenti, che in aula non hanno fatto alcun passo indietro. Una viabilità di raccordo tra il nuovo svincolo di Madonna del Piano e l'area di Sant'Andrea delle Fratte. Approvata una mozione in aula che interessa il nodo di Perugia. L'Assemblea legislativa ha approvato con 18 sì e 2 no del Movimento 5 Stelle la mozione dei consiglieri Rometti, Socialisti e Riformisti, e Solinas e Chiacchieroni del Partito Democratico, Biancarelli Umbria Più Uguale, e che chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di intraprendere tutte le azioni necessarie per l'immediata realizzazione di una viabilità di raccordo tra il nuovo svincolo di Madonna del Piano e l'area di Sant'Andrea delle Fratte, con le caratteristiche di strada extraurbana secondaria. Un primo intervento a stralcio, compatibile con il progetto generale del nodo di Perugia, approvato dal CIPE nel 2006, che prefigura il collegamento con le strade a Corciano. La realizzazione di questa infrastruttura, dal costo stimato di 200 milioni di euro, a giudizio dei proponenti, consentirebbe di allontanare da alcune delle zone più importanti e congestionate di Perugia i traffici di attraversamento e di realizzare un nuovo accesso alla città in prossimità dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, nonché di una vasta zona commerciale e industriale. I consiglieri del centrodestra Squarta, Ricci e Mancini, che a loro volta avevano presentato un'analoga mozione, hanno condiviso obiettivi e modalità della proposta dei consiglieri di maggioranza, mentre il Movimento 5 Stelle, con Liberati, ha espresso netta contrarietà, parlando di ulteriore cementificazione del paesaggio umbro. L'aula di Palazzo Cesaroni, con 7 voti favorevoli, quelli dei consiglieri di opposizione, e 7 contrari della maggioranza, nonché 3 astenuti, Barberini, Chiacchieroni e Paparelli del Partito Democratico, ha respinto la mozione dei consiglieri del centrodestra e liste civiche, Ricci e De Vincenzi per il gruppo Ricci Presidente, Fiorini e Mancini per la Lega, Nevi Forza Italia, Squarta Fratelli d'Italia, che chiedeva alla Giunta regionale di impegnarsi e intervenire in sede nazionale presso il Governo e all'interno della Conferenza Stato-Regioni per modificare a livello nazionale la normativa, vista l'impossibilità di farlo in ambito regionale, per esentare le auto e le moto d'epoca con più di 20 anni di età dal pagamento del bollo. Nella presentazione del documento, Nevi ha rimarcato il fatto che a livello nazionale la tassa viene applicata in maniera disomogenea tra le varie regioni e questo, ha detto, comporta una migrazione di proprietari di auto storiche in altre regioni.
In terza commissione, la Commissione Sanità e Servizi Sociali, è stato approvato a maggioranza l'articolato del disegno di legge Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale, di iniziativa dei consiglieri di maggioranza Chiacchieroni, Solinas e Leonelli. Contrari i consiglieri delle opposizioni, Sergio De Vincenzi, gruppo Ricci Presidente, Marco Squarta, Fratelli d'Italia e Maria Grazia Carbonari, Movimento 5 Stelle. Manca ancora il voto definitivo sull'intera legge, che poi dovrà essere anche approvata dall'Aula nella sua interezza. Forti attriti sull'inclusione dell'identità di genere nel testo dell'atto e sulla promozione del tema anche nelle scuole. Aspetto quest'ultimo poi condiviso anche dalle opposizioni, a condizione che se ne parli solo nelle scuole secondarie e previo consenso informato dei genitori. Oltre 150 studenti di scuole medie e anche elementari hanno partecipato a Palazzo Cesaroni all'iniziativa Educare alla Rete, promossa dal Corecom, dal Servizio Educazione alla Cittadinanza e in collaborazione con la Polizia Postale. Le foto che condividete sui social network possono essere modificate e diventare strumento di ricatto. Una vostra foto in costume da bagno, magari perché siete al mare, può essere attaccata tramite Photoshop a un corpo nudo e potreste avere la richiesta di mandarne una così, altrimenti lo dicono ai vostri genitori. Date amicizia sui social a chi conoscete veramente, perché quando siamo online tendiamo a non applicare le regole del quotidiano. I vostri genitori si sentono tranquilli perché magari vi trovate nella cameretta di casa vostra, ma non è così. Un enorme numero di persone può vedere quello che pubblicate e condividete. Lo hanno detto Mirko Pellegrino e Mirko Gregori della Polizia Postale agli oltre 150 studenti provenienti dagli istituti comprensivi di Ponte Patoli e Castel del Piano, dell'omnicomprensivo Perugino Bernardino di Betto e di quattro classi della scuola primaria di Ponte Valle Ceppi. Nel corso dell'incontro organizzato a Palazzo Cesaroni dal Corecom, intitolato Educare alla Rete, alla presenza della Presidente dell'Assemblea Legislativa Donatella Porzi, della Presidente del Corecom Maria Gabriella Mecucci, della dirigente organizzatrice Simonetta Silvestri e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Maria Pia Serlupini. Hanno partecipato anche gli studenti della scuola secondaria Anna Frank di Bevagna Cannara, che hanno realizzato direttamente in classe con l'ausilio del duo Sette Cervelli alcuni video per l'iniziativa Uso consapevole di Internet, curata dall'associazione Sono Persona, rappresentata da Tiziana Tribulzi, mentre la società Le Fucine ha realizzato materiale cartaceo e informatico disponibile in rete sul sito educarealarete.corecom.umbria.it, distribuito a beneficio sia degli studenti che dei loro genitori. Leomir. Che è il nome o la razza? Il nome. È il Maieri. Che praticamente... Il Maiele? No. Maieri, ah. Maieri. Scusa, ma tu c'hai la stessa sua età? È un anno più piccolo. Però tu sei stato alimentato a mangime, suppongo. Ok. Lui ha mangiato lo sfarrato e cresce dentro. Esatto. Quindi tu le dirai... La migliore caratteristica della Patrizia è che è tonta. Tonta e cessa, addirittura adesso. A parte gli scherzi, un pochino di gioia. Nel corso della discussione sono state trattate tematiche connesse alle insidie della rete come la pedopornografia, il sexting, messaggi o immagini audaci in cui ci si mostra nudi o in atteggiamenti sessualmente espliciti, il cyberbullismo. Il bullo può farci un occhio nero durante una lite, ma il cyberbullo può fare ancora più male, hanno spiegato gli agenti della Polizia Postale, costruendo un profilo sui social network con nostre foto modificate, commenti che ci ridicolizzano. Bisogna avere la consapevolezza che è impossibile tornare indietro e cancellare tutto, in quanto accettare le condizioni di Facebook o di WhatsApp, quasi sempre senza prima leggerle, comporta il fatto che foto, parole e video appartengono non più a chi le inserisce in rete ma a chi dirige il network. Il sito è gratis, ma nessuno regala niente per niente. Tutte queste informazioni sono il petrolio del futuro e costituiscono un potere economico molto grande. Inoltre si possono passare guai per scaricare film o file musicali gratis, spesso collegati ad altre applicazioni. Non fa danni a noi, ma può farli a nome nostro ad altre persone, perché viene utilizzato il nostro indirizzo IP.
quindi finisce nei guai il proprietario del computer anziché chi ha utilizzato in maniera fraudolenta i suoi dati. Se ci si accorge di qualcosa di strano, è buona regola staccare la rete domestica e spegnere il computer non con il tasto, ma togliendo la corrente. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su